in Caffè by Night, vi ho offerto da Costruiamo cucinini su misura ad alta specializzazione, monoblocchi per zona cottura, lavello, frigorifero o congelatore, lavastoviglie da 45 centimetri con trasporto e montaggio. Finalmente qui li scegliete voi. Facciamo i conti? Porti via più monti tu uguale prezzi d'ingrosso. FBA di Bruno, Corso Potenza 183, angolo di Lucento, Torino. In onda 23-26, ah, eccoci qua, finita una serata di Champions un po' più lunga rispetto al previsto, più che altro perché sono successe un po' di cose anche in giro negli altri campi, soprattutto uno, quello di Parigi, ma poi di quello parleremo domani sera quando ci ritroveremo a parlare di nuovo delle partite di mercoledì per quanto riguarda la Champions. Adesso è il momento di parlare di wrestling, di wrestling, sperando di non farmi addormentare come ci siamo addormentati noi guardando la puntata di ma wrestling. Io in realtà devo ammettere una cosa, non mi ha annoiato così tanto come hai annoiato te, ma per un semplice motivo, l'ho vista in tre spezzoni. Tu hai anche saltato metà puntata. Come no, l'ho vista in tre spezzoni perché non ho visto un pezzo prima stamattina quando mi sono svegliato. Non c'ho voglia di alzarmi. Ok. Quindi ho visto il primo, poi mi è tornato il sonno e mi sono rigirato dall'altra parte. Esatto. Non per la noia di Roy, perché ti sei svegliato ma non ti sei alzato, mettiamola. Esatto. O ti sei alzato quindi, ma non ti sei svegliato, che esatto. È più grave come cosa. Poi c'è la seconda tranche che è dopo che ne ho visto una parte. Mentre stavo facendo dell'altra roba, e poi a un certo punto ho detto: me la tengo per quando faccio la ciclette, perché ho mezz'ora di ciclette da farmi oggi. Sì. E niente, mi sono visto l'ultima tranche, quindi l'ho vista in tre giri la puntata. Sì. Non mi ha annoiato quanto hai annoiato te, però è stata una puntata. Sì. Il bello è dicono che sono contento, sì, per motivi calcistici ovviamente, però sono abbastanza contento questa sera, però a parte quello, adesso inizia la parte dolente della serata, perché dobbiamo parlare di Raw di ieri sera. Vabbè, potremmo parlare di NXT, se vogliamo parlare di cose belle. Forse un po' meglio, diciamo, non tantissimo, però, no, non tantissimo nel senso... mi sono spiegato male, non tantissimo nel senso a livello temporale, non ne parliamo tantissimo, perché comunque poi parliamo anche di Raw. Non c'è neanche molto da dire comunque su NXT, è stato uno show della Madonna. Sì. Basta. La puntata è riassumibile con Pepega. Qualcuno me la spiega. Pepega non la conosco. Nemmeno io, francamente. Quindi sono un po' in difficoltà da quella. Non da so quel assolutamente cosa sia il No Stream Day. Scusa? Ci chiedono il No Stream Day. Non ho sentito parlare, non ho capito di cosa sia. Se in programma domani c'è un problema, perché ci sono le partite domani, quindi io ho l'impegno in radio comunque per trasmettere, non so di cosa sia praticamente, di cosa si parli per il No Stream Day, purtroppo, mi dispiace, quindi non so darvi risposta, adesso vedo cos'è, però purtroppo ho l'impegno con le radio a prescindere, quindi se fosse domani, sfortunatamente, comunque io devo andare in onda, quindi io purtroppo se fosse domani non posso comunque partecipare. Vediamo un po', al massimo Ciofega, ecco, Ciofeca effettivamente potrebbe essere, diciamo. Allora, sciopero degli streamer su Twitch, non so di cosa... Perché scioperano? C'è un motivo per cui scioperano? Vediamo, non lo so. Il che primo poi c'è scritto una persona che ha scritto domani, basta con sta cavolata. E domani, purtroppo. 50 di stream decisione di mettersi la faccia a firmare un documento condiviso. Allora, il nostro idea è un'iniziativa che nasce da un sempre più evidente malcontento dei partner degli streamer di Twitch in merito alla regolamentazione e suo utilizzo sulla piattaforma.
Allora, vediamo un pochettino. Sciopero perché non possono dire le parolacce. Allora, sia chiaro, non stiamo contestando il ban che è legittimo, bensì la modalità con il quale è stato perpetrato. Non è pensabile bannare uno streamer inizialmente per 6 mesi, per poi comunicargli al termine della scadenza l'allontanamento perenne dalla piattaforma. Mi sa che è un po' complessa come cosa. Cioè, loro chiedono praticamente che se c'è un ban ti arrivino spiegazioni, praticamente, cioè del tipo perché sono stato bannato, e altre cose più che altro dall'utilizzo della... utilizzo da parte della piattaforma, cioè sulle regole dell'utilizzo della piattaforma, praticamente. Le regole della piattaforma dicono sono essenzialmente delle linee molto ampie e generiche di comportamento, che rende difficilissimo circoscrivere casi specifici. Una regola o vale per tutti o non vale per nessuno, lavorare in queste condizioni è davvero difficile. Chiudere un profilo delle conseguenze serie, danni economici, possibile perdita del lavoro, della credibilità. È capitato più streamer di essere sanzionati per aver indossato alcuni capi considerati sessualmente espliciti, ma è anche capitato che gli stessi indumenti indossati in giorni diversi da altri streamer durante le live non fossero considerati in questo modo. Sì, è un casino, diciamo, da quel punto di vista. Comunque dicono anche è la storia di un tizio che è stato bannato per razzismo, essenzialmente. Bistrumox, sì, boh, non lo so, onestamente, non lo so. Ma poi... Ma è solo in Italia, allora boh. Cioè, sì, è una roba solo italiana. Pensavo fosse una roba mondiale. No, è una roba solo italiana. Quindi non impatterà nulla, poi... Detto anche in maniera un po' stronza, noi non siamo così importanti che prima, infatti, cioè. Ci cambia qualcosa o cambia qualcosa. Se noi no, più che altro, sei cosa alla fine. Mentre tanto adesso entro. Oltre al fatto che noi non facciamo programmi dove vogliamo poter dire parole proibite e tutto il resto. Quando mai facciamo una cosa del genere? Che dici? Cioè, no, non facciamo programmi di questo tipo. Ok. Cioè, noi non facciamo programmi dove pretendiamo di poter dire parole proibite, tipo la parola che inizia con la F per insultare le persone omosessuali. A noi non ci interessa. Mattia, quindi... ci dicono che si vede meglio del solito, avrà regolato la webcam o ci sarà? No, è sempre la solita. Stiamo usando StreamYard, quindi salutiamo intanto che ci ha raggiunto. In realtà ci aveva raggiunto un po' di tempo fa, l'ho aggiunto solamente adesso allo stream. Buonasera, no, è un background perché, come dice la mia tagline, ci sono le immagini di quello che abbiamo visto io e Eric mezz'ora fa e... Cioè, l'anno è brutto, se proprio dobbiamo aggiungerci quello... Va bene, la lingua di base. Adesso io mi informo. Noi andare online domani sera. Comunque dobbiamo andare online, quindi, perché comunque ci sono le partite. Io sono d'accordo con la radio, quindi domani sera dobbiamo andare comunque in radio. Male che vada, se non andiamo su Twitch, andiamo sulla nostra piattaforma che è puntodicentotv.tk. Però il nostro sito che abbiamo, però. A parte quello, non è che ci cambi moltissimo. Cioè, io probabilmente non trovo anche su Twitch. No, solo è andata. Poi proprio non so nulla di questa cosa, l'ho visto nominato due volte oggi, però sui social, però a parte questo non so molto praticamente di questa cosa. A meno che non mi banino per la maglietta, però non ci banino per la maglietta che ho, però non penso che... Okay, che maglietta hai, scusa? Hai una maglietta sessualmente esplicita? Cioè, no, la maglietta dei Bad Religion, quindi potrebbe essere come bestemmia. No, perché? Perché c'è scritto Bad perché Religion. Perché c'è la croce con il... Ma sì, guarda, l'ho messo anche a tutto schermo adesso, la tua immagine, proprio perché non me ne frega assolutamente nulla. Sembra uno strumento di un personaggio di cui non parliamo. Allora, parliamo un attimo di NXT, poi parliamo di Roddy ieri sera. Fammi cercare di... Se voi vi sento, vabbè, vai, dite la cosa bella, va. Che tu non hai visto Roddy ieri sera? O non no, hai visto no, non l'ho visto. Io di Wargames ho veramente poco da dire. Cioè, ma anche noi, in realtà, perché quello che dovevamo dire l'abbiamo detto ieri per quanto riguarda Ottimo show, secondo me. È uno incredibile oggettivamente. Cioè, considerando tutti i problemi che ha avuto NXT negli ultimi mesi, è... risalta di più, cioè magari per qualcuno non è il miglior PPV di NXT, però mettiamo il contesto, 3 mesi dove hanno avuto 30.000 problemi ed è uscito uno show dove persino il match peggiore è comunque più che sufficiente. Uh-huh. Per quanto NXT takeover li fa tutti belli, però ripeto, aspirazioni zero, c'era pochissimo negli ultimi mesi che andava bene, ieri quella sera è andato tutto bene, pure lo strap match, per quanto è uno strap match,
grazie a Grimes è andato molto bene. Poi del resto è oggettivo, cioè, a me è piaciuto più quello femminile, ma quello maschile non è che lo schifo. Cioè, c'è poco da fare. Sono grandi match. Mi è piaciuto più quello, scusa, ripeti che non ho sentito. Mi è piaciuto di più quello femminile a lui. A me è piaciuto di più quello maschile. Io non sono minimamente d'accordo. Per me quello maschile è... Ma non è che la donna si fa schifo, eh. Cioè, sì, no, che quello femminile... Diciamo che quello femminile è molto... Molto magari no, però... quello maschile è più lottato. È più lottato e meglio gestito, secondo me, a livello di storia. Quello femminile è molto più ignorante, se vogliamo, più che altro perché c'è molto più utilizzo delle armi, tanto utilizzo delle armi rispetto al... Io quel match non gli davo veramente tantissimo, mi sono veramente divertito tanto. Il maschile il match che l'Undisputed Era fa benissimo, cioè non c'è da dire che è brutto. Gusti personali, l'Undisputed Era li ho visti, bello, molto bello, però arrivo ad aspettative. Con l'Undisputed Era lo sapevo che veniva bene, quello femminile avevo tanti dubbi. Quel match non ce n'è veramente una, anche Ember Moon, cioè nessuna che gli dicono ha fatto una prestazione, sono state perfette tutte, pure Raquel Gonzalez. Forse il suo miglior match della storia. L'unica leggo un po' di critiche per il match per il titolo nordamericano, che non è stato un brutto. Critica più che altro sul booking del titolo nordamericano. Ormai. Ghostface non poteva. Diciamo che è un po' il mio cruccio anche nelle settimane passate, se vi ricordate. La gestione di Dion Raff, la gestione di dargli la cintura e tutto il resto, alla fine effettivamente si è un po' rivelata inutile col senno di poi. Però non so se Mattia l'aveva detto in caffè, cioè se c'avevi Ghostface doveva vincere Gargano. Comunque non poteva. L'avrei detto io questa cosa, perché tra le varie ipotesi che facevamo, lui ipotizzava tenere Dion Raff, però poi dare subito il titolo a Pidan, e la mia obiezione è stata: ok, però a quel punto rendi i Ghostface completamente inutili. Se proprio devi avere i Ghostface, se devi fare il reveal dei Ghostface, la soluzione migliore era dare il titolo a Gargano. Il problema è che facendo in questo modo, sfortunatamente, hai un po' reso inutile tutto questo mese, queste settimane che hanno fatto con Leon Rafa, con la cintura. Bisogna dire che ci fanno, c'è il titolo Cruiser magari, giusto per mandarlo un qualche settimana. Ok, però per come stanno trattando la cintura sa un po' di retrocessione, nel senso il titolo Cruiser, con tutto il rispetto, è considerato in modo molto inferiore, il titolo Cruiser è considerato in modo molto inferiore rispetto alle altre cinture. Peccato. Vuoi anche perché hai un campione dominante in questo momento. Vediamo cosa fanno. Il resto mi è piaciuto. Il resto mi è piaciuto. No, mi è piaciuto bello. Stato un ottimo show. L'unica cosa adesso che hanno anche l'opportunità, diciamo, di raffreddare un attimo la situazione, perché sarà Raquel Gonzalez molto probabilmente ad andare contro come si chiama? Contro io. Come uscirai, come doveva, no, come si pensava. Adesso vediamo come gestiscono Toni Storm se faranno un pochettino di approfondimento anche a livello di storia, cioè come mai Toni Storm ha deciso di girare in questo modo, se c'è un motivo per fare questo atteggiamento, perché fino a questo momento, per un motivo o per l'altro, vuoi perché comunque dovevano anche costruire Wargames, questa cosa non l'hanno molto approfondita. E va detto, anche durante Wargames non è che Toni Storm abbia fatto cose molto diverse, quantomeno come lotta di solito. No, non ho visto una gran differenza rispetto a Toni Storm. Toni Storm solita, vediamo se adesso useranno questa cosa per approfondirla. Comunque c'è tempo, visto che comunque se Raquel Gonzalez deve essere la prima ad andare, Toni Storm probabilmente sarà più avanti. Magari al WrestleMania, magari addirittura alla Royal Rumble. Magari Raquel Gonzalez sarà quella che andrà per il titolo femminile a che è lo speciale in programma il 6 gennaio. Però c'è Ember Moon, proprio gli vuole dare una vittoria. Però ha schienato la campionessa Raquel Gonzalez, l'obiettivo chiaro era... Ah, tu dici per Toni Storm, dici? Sì, ma la vittoria. Perché l'ha attaccata, effettivamente, l'ha attaccata per poi entrare nel team di Candice, quindi sì, potresti benissimo riprendere, come fai da temporale, potresti riprendere quella. Sai qual è l'unico problema di una cosa del genere? È che Ember Moon sta perdendo troppo, quindi la metteresti in una condizione molto probabilmente di dover perdere di nuovo, e cominciano a essere un po' troppe le sconfitte per Ember Moon. Vuoi perché comunque non vuoi spingerla in questo momento in zona titolata, perché hai altre persone che, per carità, è una scelta legittima, però
purtroppo Ember Moon l'hai fatta tornare e poi comunque ha cominciato a perdere, sfortunatamente. Bisogna stare attenti a quante sconfitte le fai fare, cioè quante, o il modo in cui la gestisci, di modo da non danneggiarla troppo. E mi rendo conto che non è semplicissimo. Sì, vabbè, però come fai, da intendo, se Toni Storm, per non essere proprio parcheggiatissima, è una face che puoi fargli affrontare, vengono dei buoni match, una buona storia, e se vince non è un gran problema. Dipende tutto da... vediamo come cosa succede tutto lì. Uh-huh. Passando a Raw invece ci dicono: io forse sto con Mattia, forse il resto è meglio, ci becchiamo purtroppo duro contro Sheamus. Andiamo verso quella direzione sicuramente. Mi sembra... ma non, bisogna vedere se riescono a gestirla per 4 mesi, perché dobbiamo arrivare 3-4 mesi, via, mettiamola così. Più che altro dovrebbe vincere la Rumble, Sheamus. Anche, esatto, esattamente. Oppure la fai vincere uno di SmackDown, ma chi? O magari vince lui l'Elimination Chamber. Cioè, la storia che stanno raccontando è comunque quella di Sheamus che fa la Micole, ma che poi glielo metterà nel culo a Drew McIntyre, in un modo o nell'altro. Bisogna vedere quando sarà questa cosa. E soprattutto se sapranno gestirla in modo adeguato fino a marzo, fino aprile, quando sarà WrestleMania. Non escludo che possa essere già la Royal Rumble questo match, paradossalmente, però... non lo so. Mi sa di troppo presto, però allo stesso tempo da adesso è un mese e mezzo, quindi... Dai, tempo. A meno che per la Rumble non fai ancora un altro AJ contro McIntyre, però contando che c'è un TLC di mezzo... Cioè, comunque il finale del match ce l'hai, cioè, non lo so. Vediamo quanto dura AJ contro McIntyre, più che altro. Sì, però... Vediamo un po' che succede. Sì, però ci andrà contro McIntyre. Luca, invece? No, dicevo, McIntyre ci andrà contro Sheamus, ormai... Sì, anche il semino di Keith Lee... Dipende. Io sono più propenso a Rumble, perché tanto fra un mese e mezzo c'hai tempo. Però più che semino, Keith Lee ha fatto lo spoiler. Cioè, praticamente ha detto tutto quello che pensiamo tutti, che semplicemente Sheamus sta facendo l'amico per buttarglielo al culo. Se proprio vuoi fare sta cosa, sa più di faida provvisoria, e purtroppo, tra l'altro, mi sa che Keith Lee sarà la vittima di questa faida provvisoria. Keith Lee, che tra l'altro era a main event nella giornata di ieri, ha fatto un match a main event ieri sera. E tra l'altro abbiamo rivisto, per la gioia di Gianluca Rouge, l'ultimo dei Forgotten Sons che abbiamo rivisto in circolazione dopo. Sai cosa vuol dire questo, Eric? No, che non so cosa vuol canterà, dire. Farà il playback a Elias d'ora in poi. Che fa il playback e diventa The Road di Jackson Riker. È il nuovo The Road di lui. Allora, pare fosse una sorta di prova su strada per un act che vogliono praticamente suggerire, cioè appunto Jackson Riker al fianco praticamente di Elias e di Elias, praticamente basta. Questo è quello che vogliono suggerire, per vedere se funziona. Tra l'altro è stato un segmento memorabile, tra l'altro, per bruttezza, perché stava cantando Elias con Jackson Riker muto al fianco. Sono arrivati praticamente R-Truth e compagnia cantante, il segmento è finito lì. Cioè, sono arrivati con R-Truth che veniva inseguito dagli altri contendenti per il titolo 24/7, se ne sono andati e poi il segmento è finito. Quindi lo vedrete, se avete la possibilità di vedere main event questa settimana, lo vedrete. L'altro match è stato Keith Lee contro Angel Garza, veramente nulla come match. Quantomeno ha vinto Keith Lee, che è gran modo tra di celebrare lo speciale WWE 24, un match nello show di serie D della WWE. Tra l'altro, lo speciale che io ho trovato molto bello, sinceramente. Non l'ho visto, ho letto le recensioni e ho visto giusto il pezzo dove Vince lo novello Vince Lombardi lo stimola, esatto, lo pompa, gli dice: "You gotta make me believe, damn it! Look what I got!" Cose del genere. Che credo sia il problema della situazione attuale, evidentemente. Vince non crede molto in Keith Lee se il trattamento è quello che gli stanno riservando negli ultimi... Qualcosa che non gli piace. No, oppure semplicemente... Come si è rotto le balle dopo 4 settimane. Ma no, oppure semplicemente non in questo momento... Cioè, gli piace, ma non ha piani, quindi per ora se lo tiene lì, nel limbo. Uh-huh. Perché anche con Lashley l'ha fatto, con Lashley l'ha tenuto
in quella posizione per 2 anni, praticamente quasi 2 anni, se ti ricordi. Sì, poi gli ha dato il business. Che schifo, brutti ricordi. Vabbè, c'è comunque... Fabio, un momento, prima dell'Orbiza c'è la faida con Lana, quella comunque è una, dal punto di vista della WWE, è comunque una ribalta, se andiamo a vedere. Sì. Beh, però prima della faida con Lana, prima del turnier... Sì, era praticamente... No, Lana, sì, ha avuto qualche match titolato ogni tanto, però... Effettivamente, ma neanche tanto, perché se proprio dalla faida con Vince... Qualcosa, sì, qualcosina, proprio robe minime alla fin fine. Effettivamente per un po' di tempo... No, ma per un po' di tempo è stato abbastanza sulla graticola, sì, senza grossissime cose da fare. No, non l'ha fatto da male. Poi l'hanno girato il... Cioè, all'inizio, dopo un po' lo hanno girato il e gli hanno messo gli Orash al fianco. E la cosa funzionava, tra l'altro. Poi... Leo Rush ha fatto casino, quindi poi è rimasto poi da solo Lashley. Più che altro non è solo quello, se ti ricordi, più che altro stavano andando over da babyface perché Leo Rush cantava Lashley, esatto. Ma diventando babyface, sì. Quindi hanno tolto il microfono, allora, a Leo Rush. Allora, anche se non la fa più, io pretendo in WWE 2K22, quando uscirà il prossimo anno, la tonte del culo di Lashley. Io pretendo che ci sì, sia. Ma c'era, l'avevano messa. L'ha messa la tonte del culo. L'avevano messa poi. Che rimanga l'ha messa nel gioco. In uno dei DLC mi sembra che l'avevano messa. Che c'erano i cosi, quelli della... quelli della New Legacy che erano impazziti perché gli avevano messa. Ricordo che appunto erano impazziti loro. Molto bene. Ti vede che c'è l'OMA, ci ho giocato pochissimo da credo che ci sia. Mi sembra proprio che c'è merda di gioco che... Non voglio dirti cazzate, ma mi sembra che c'è in 2K20 quella la town del culo. O forse la volevano e non sono riusciti a... No, mi sembra che l'ha messa quando hanno fatto i DLC. Spero ci sia. Ma c'era già nel 2019, Come? Se non ricordo. Già nel 2019 l'avevano infilata, perché c'era nel pack dei DLC, se non sbaglio. Vado a vedere, ma non... Qui purtroppo immagini non ne trovo qui su online. Magari mi confondo io, Paura che non ci sia, purtroppo. Paura che... mio. La tonta, purtroppo, dove lui si indica il culo, purtroppo. Il gluteus maximus, come si chiama. Guardatelo, stavo bene senza. Quando la sua maglietta back to dominate assumeva un altro significato anche più bello. Esatto, sì. Vabbè. Culo per dominare. Non capisci niente. Che c'è. Allora, mi date un'immagine in cui la fa nel videogioco, se riuscite a trovarla, perché io non riesco a trovarla purtroppo su Google Immagini, quindi... Cioè, non c'è. Vince, Persichiotto dice una cosa molto bella, dice Vince vorrebbe colpire Kip con un asciugamano bagnato gridando alle tettine come Homer Simpson. Ma è molto grosso Kip Lee, non so se gli conviene. È vero che Vince è molto muscoloso, però... vediamo un po' la donna della rosa di Garza e Eva Marie. Minchia, che prospettiva! Però è vero che ha smesso. Ha smesso però, Hector. Due settimane che non li fa, però pare che Eva Marie non sappiano dove mandarla. Cioè, se è nel roster, cioè è segnata nel roster interno che hanno nella compagnia. E hanno i vari producer e tutto il resto del creative team, ma non è segnata come roba, cioè pare che non sappiano ancora dove mandarla. Vabbè, Garza, ricordati che è un Beppe Convertini col suo DVD, lui ha detto che è il fidanzato ideale. Allora, giù le mani. I DVD sono esclusiva di un altro personaggio, lasciamo la gimmick dei DVD a Torriano, per cortesia. Lasciamolo lì e lasciamo perdere con altre persone. Io compro il Garza, però se ti vuoi comprare Iano va bene. Mi dicono che il promo di Garza è stato fatto ma come esclusiva su YouTube. Ok, va bene, quindi è andata avanti questa allora, cosa. Andrade, per chi ci chiede dove è Andrade, pare che sia infortunato, nel senso che non l'hanno draftato perché lui aveva chiesto di fermarsi per operarsi essenzialmente. Sì. E adesso sta facendo dei video su YouTube, sul canale suo di Charlotte, che hanno aperto 10 mesi fa e su cui ci sono 3 video,
che in pratica sta facendo il rebuild di Andrade Almas. Tra l'altro è un video molto bello quello che ha fatto, dove racconta. Adesso vedo se riesco a trovarla. Ha parlato di Andrade, non ricordo se nella giornata di ieri o nella giornata di oggi, però ha detto qualcosa riguardante Andrade, vado a prenderlo, così almeno come posso dire, vi dico la news. No, nel senso, la giornata di ieri praticamente, adesso ve la metto qui su StreamYard, cosa che non possiamo... Che notizie ci sono, Scusa, non ho capito. Chissà che notizie ci sono per Andrade. No, seriamente, è una cosa potenzialmente interessante. Vediamo se... Perché non ho idea. È un'idea che pare stiano discutendo nella compagnia. Vediamo se riusciamo ad andarla. Eccola qui, praticamente pare che abbiano discusso l'idea di mettere Charlotte e Andrade insieme in televisione, cioè fare Andrade e al fianco Charlotte con l'idea pare che sia usare lo star power di Charlotte per elevare Andrade in zona main event, che non è un'idea stupida. Cazzo. Non è assolutamente un'idea stupida. Non è una brutta idea. No, è la migliore idea che puoi avere. Non è assolutamente una brutta idea. L'unico problema di Andrade, secondo me, è che lui come babyface non so quanto possa funzionare. Lui è molto meglio da heel. Beh, infatti credo che sia più una cosa per quando Charlotte è heel, perché Charlotte sì, sì, no, beh, è logico, più che altro è se vuoi farci girare un po' intorno alla compagnia, cioè se vuoi metterlo main eventer, secondo me è meglio tenerlo heel che babyface, però boh, vediamo. Ci dicono Andrade diventerà... Anche per dire, stupidamente, per il mercato messicano, che comunque cercano sempre star per il mercato messicano, secondo me Andrade... Certo. funziona meglio come heel, certo, sì. Cioè, ho paura di un effetto del Rio per Andrade, per quanto Andrade è 80 volte il wrestler che è del Rio, quindi cioè, non, sì. Quell'aspetto non, certo, mi preoccupo, più che altro è la simpatia che è il discorso simpatia che ti fa venire uno come del Rio. Andrade diventerà lo schiavo sessuale di Charlotte, tra virgolette, in gimmick, fidatevi. Ma contando beh, che... Lo è già. Ci sono diversi... C'è il famoso video in cui Andrade mena Charlotte, nel senso che gli fa una body slam sui... Diciamo, per fare uno scherzo sui bidoni. Non so quanto possa credo essere... Spostano spesso foto after sex, quindi lo è già. Non lo so questo. No, ma sai cosa? Credo che postino una carrettata di foto post palestra più che post sex. Anche. Dati marci e proprio ma post palestra più che altro. Anche, però non solo quello. Ce n'era una dove palesemente aveva postato la foto dopo aver trovato con Charlotte che ci aveva praticamente fuori una tetta, una roba del genere. Un po' che stanno assieme, tra l'altro, non so da quanto, 2-3 anni ormai. c'è una foto inquietante parlando di Instagram, l'ho notata adesso quando l'hanno postata 5 settimane, quindi mi sa che è una roba di Halloween. Aspetta un attimo che devo assolutamente mettere in diffusione, chiedo scusa in anticipo per quello che sto per mostrare, ma è una roba abbastanza inquietante. Vediamo un po'. Eccola qui. Ecco, io sono onestamente abbastanza inquietato da questa foto che Charlotte ha postato su Instagram 5 settimane fa. Sembra molto più un'altra cosa che non diciamo Batman e Catwoman. Sembra molto più una roba appunto... Questa è la nuova gimmick, mi dici? Ecco, potrebbe... I Basham Brothers con Shaniqua, però portata all'ennesima potenza, probabilmente. Vabbè, togliamo sta roba che mi sa che diamo gli incubi a chi ci sta ascoltando, sfortunatamente. Parlando di Rodi ieri sera, quanto ha salutato Mattia della puntata di ieri sera, ma credo tanto alla fine, e non so cosa dire. Tanto, ho dato soltanto i segmenti quelli di Wyatt e Orton, cioè...
visto il finale, allora, io sono contento. Hai saltato un'orribile puntata della Farca Panosa, anche se la scena più bella è stato vedere Randy Orton con le spalle spalle. La migliore di tutta la storyline, proprio, cioè, va benissimo. Se fa tutto così Orton, io voto. Niente, avevano promesso andava nella Farca Panosa, non sono cambiato idea. Meno male, sì, però comunque certo, meno male. Ma è comunque venuto male. Io vorrei solo dire che io sono molto felice che a voi piaccia questa roba. Basta, no, a me non piace, io lo trovo una merda. Io sono felicissimo per voi. Io soprattutto una domanda a cui credo che voi non saprete darmi risposta. Per quale stracazzo di motivo Wyatt il babyface di questa storyline e Randy Orton e Lil? Perché? Allora, Wyatt è babyface perché è figo, e Orton e Hill perché ti ha detto che lui è un pazzo mentale e basta. Fine. Ma il clown malvagio non può essere face. Più che altro sai qual è il loro ragionamento? Sì. Il ragionamento è: Orton è una persona cattivissima, disprezzabile per tutto quello che ha fatto quest'anno. Wyatt è automaticamente il buono perché tu, cioè, ti sta talmente, dovrebbe stare talmente tanto sul cazzo Orton che vai a tifare per Wyatt. Okay, il problema. Ma non è così? Cioè, non è la storia che sta facendo? Non devi dirlo a me. Perché sto dicendo che Orton è l'heel di questa storyline e Wyatt è il babyface? Perché nel Thunderdome ti dicono di tifarlo Wyatt? È chiaro che siccome loro possono guidare il pubblico, in questo momento loro possono controllare il pubblico, la disposizione che danno è appunto quella che Wyatt è il face di questa storyline, che Alexa Bliss, che ieri non c'era perché stava girando il reboot di Punky Webster, credo che sia si chiama Punky, la serie Punky Brewster, no, Punky Webster. Webster era un'altra serie. Punky Brewster stanno girando Alex Carson Webster. E c'erano lei e un'altra persona che adesso non mi ricordo. Charlotte forse stanno girando hanno fatto apparizione pratica. Alexa Bliss, Charlotte Flair e Devon Dudley come produttore, da quello che dicevo, stanno girando a Los Angeles. Dicevo, apposta perché riescono a controllare il pubblico, loro hanno deciso autonomamente che Wyatt e Lil, Wyatt e il babyface, scusi, questa storyline è Randy Orton e Lil. Però la storyline non ha in nessun senso questo allineamento, perché non sono due personaggi, sono entrambi heel in questa storyline. Sì, non sta facendo assolutamente nulla Wyatt per essere il babyface, non ha detto neanche nulla Randy Orton per essere heel, tutto sommato. Alla fine, il risultato finale per me che guardo è totale straniamento da questa storyline. Vabbè, ma non sei l'unico. Però posso permettersi di farlo perché non c'hanno pubblico. E comunque le reazioni del pubblico quando sono guidate. Quindi, se loro bucassero questa roba nelle arene, questa roba morirebbe a livello di reazione del pubblico. Ma sicuramente Wyatt non sarebbe babyface e Randy Orton non sarebbe l'heel, ma sicuro. Ma sono più la seconda. Più la seconda, perché Orton comunque la giudica. Ok, o il pubblico va con Orton face e Wyatt heel, o sta roba muore. Cioè, proprio non, a parte che i seguenti sono di una bruttezza rara, dal mio modesto punto di vista. Però l'allineamento comunque, per come te lo stanno raccontando, non può funzionare in una situazione normale. Siccome non è una situazione normale, loro possono permettersi di dirti tranquillamente che Wyatt è il face di questa storyline, ma non hanno fatto assolutamente nulla per renderlo. Posso capirlo, però è un mese che lo stanno facendo, quindi ormai è deciso. Per loro è face perché ci fa simpatia sui segmenti, ormai ci fa compagnia, e Orton Hill è perché è un pezzo di merda, ha fatto male a Edge, ha fatto male a tutti, ha rotto le palle, fine. Poi ti ripeto, la girata di spalle è da face, cioè è proprio uno che non vuol guardare i giochi dell'Hill. È ribaltato. Si è girato poi dopo, alla fine, quando... Sì, ma per dirgli, senti, basta dei tuoi giochetti, facciamo un match io e te, punto.
No, sì, poi anche a livello di bruttezza di segmenti, sono veramente orribili i segmenti che stiamo vedendo di qua, almeno secondo me. Se anche Max is Awesome ci dice no, guardate, anch'io del segmento settimana scorsa non ho capito un cazzo, vuol dire che quel segmento è brutto a livello di idee. La Parfait Fan House, proprio a livello di idee, da un po' di tempo a questa parte non mi dice veramente nulla, ma neanche a Mattia. No, avrebbe anche, ma le realizza male. Ripeto, forse ce ne fotteremo. Purtroppo è uno che ha chiuso lo show, e ripeto, per quello che hanno la delivery delle ultime due settimane, non deve chiudere lo show questo qua. Cioè, il titolo maggiore è un'altra volta con The Miz e Morrison a metà show, e questo ha chiuso la puntata con... Ma meno male che Miz e Morrison sono a metà show. Scusa, ma non abbiamo ancora i rating, tra l'altro, stavo cercando. McIntyre che quei segmenti, no, e che in questa confusione Rolo chiude il face. Posso dire la stessa cosa che ho detto a Mattia oggi su Drew McIntyre? Posso dire che quando è uscito per Miz TV era concetto veramente come un imbecille? Sì. Vendere... deve vendere quei kilt. Ma vende, no, mette... ma che vende? Non sono mica in vendita i kilt suoi. Ma è il look. Allora, il discorso è questo, ma se mi entra quando deve lottare a torso nudo col kilt e la spada, mi va bene. Anzi, è un look figo oggettivamente. E quando mi entra col gilerino e il kilt con la gonnellino, che sembra veramente un... Allora, ti spiego cosa sembra. Deve entrare come entrava di solito, con la giacca, con i pantaloni di pelle o comunque con il look benedetto. Vai. Ci vedo in questa cosa? Vince che deve brandizzare. Vince che deve brandizzare McIntyre dicendo: ah, tu sei scozzese, ricordiamo sempre che tu sei scozzese, la spada che fa figo e vendiamo, che ormai tu sei la Scozia, e quindi se la gente si dimentica che sei scozzese, anche col tuo accento di merda che non si capisce un cazzo quando parli, perché gli scozzesi non si capisce un cazzo quando parlano, dobbiamo ricordarlo al pubblico perché magari se lo dimenticano, e quindi lui è un po' come Sheamus, che a parte quando lotta è sempre vestito come un idiota. Sì, solo che Sheamus ormai lo fa, e McIntyre hanno deciso che bisogna ricordarlo, bisogna, quando uscirà l'action figure con lui col gonnellino alla spada, devi riconoscere la gente che sei Drew McIntyre, lo scozzese combattente. Poi che sia stupido vestito così è come Sheamus, cioè, ma il concetto è quello, cioè, Sheamus con la coppola, la canottierina, il giaccone, che schifo, scusami. Adesso io spero di trovare un punto di McIntyre, così almeno ve la faccio vedere. No, ti prego, io lo dico qua, applico il metodo Mattia, io non guardo più segmenti di Riddle, perché sennò bestemmio. Ma ho visto la foto. A me dà molto meno fastidio Riddle che Wyatt ormai. Però non caschiamo bene in ogni caso. Però. Ma non è che tifo Wyatt, che Wyatt tanto lo so che ci punteranno fino all'esasperazione, ormai me ne sono fatto una voce, basta Riddle. Perché tanto non ci vuoi puntare, ma se questo deve essere il tuo puntare, basta. Guarda, secondo me addirittura batte Lashley per il titolo, fai te. Ma va benissimo, non mi interessa. Lo so che lo deve perdere per veleggiare in altri lidi, direbbe un Mark. Ovviamente perché deve perdere. Ma la ciambella basta. Questo non è un face. Scritte anche male, perché erano scritte con due T. Quindi non so cosa vuole. Questo è un altro face, che non è un face, è un rompicoglioni. Perché? Lo devo ti fare perché c'è contro Lashley. Tanto Lashley è di poco. Loro qui stanno usando la tattica dei... che è un po' quello che avevano fatto... è un po' la roba che dicevo quando hanno fatto il segmento NXT con Saxton e Thatcher. Qui è palese che loro stanno usando lo Stoner Humor
dei film alla American Pie o comunque i film di Seth Rogen e così via, per mandare over il personaggio, perché lo stoner humor può piacere. A me lo stoner humor diverte in alcuni casi, il problema è quando non lo fai bene, quando diventa ridondante. Purtroppo Riddle stanno facendo questo con Riddle, il suo stoner humor. Però alla fine non capisco cosa stanno facendo col personaggio. Sfruttano il fatto che questo qui si fa le canne. Okay. Il fatto è che è il solito problema, hanno la solita visione, cioè Vince ha la visione boomer di uno stone, di un fattone, e i writer devono scrivere quello che vuole Vince, e poi i risultati sono questi. Ma qua guarda, forse è peggio, prima di andare alla foto, cioè almeno fallo bene lo humor diciamo da sfatto. Cioè a me mi sembra che proprio hanno capito che funziona di due cose, basta, deve ripeterle. Lo stoner humor che faceva NXT almeno ci hanno lavorato. Ma nello stoner humor di NXT era libero. Ci metteva qualcosa del suo. Aveva i bullet points e poi lì diceva quello che voleva. Qua glielo scriptano. È diverso. Per me il mio problema è quello, che almeno di là non è che mi piacesse, che esaltasse, però faceva le due battutine e poi guardavo le sue cose. Qua è proprio che non sto guardando niente delle sue cose, solo che è uno strafatto che mi rompe il coglione perché mi deve dire: oh, sono un bro, sei un bro, basta, fai qualcosa. A me NXT faceva e rompeva anche non solo le scatole, faceva del male, perché era molto bravo, mi fa arrabbiare. Peraltro ripeto, non è un main eventer di grandissimo livello, per cui ok, questo è il tuo piano, io non so dove ti vuol portare con Riddle, a parte vincere il titolo degli Stati Uniti, che quello penso sia il punto. Sarà probabilmente gli fai vincere il titolo degli Stati Uniti e poi vedi dove va. Cioè comunque mi sembra una costruzione da mid-carder 101 questa, cioè poi la costruzione non è che tutti arrivano e devono essere subito main event, alcuni devi farli passare dal mid-card. Il discorso è proprio la qualità dei segmenti, che comunque la qualità dei segmenti basta, ma te l'ho detto, è che loro vogliono fare stoner humor ma non lo sanno fare, quindi poi sanno fare 20.000 cose, cioè è quello il problema, lo sai, il problema è che questi devono scrivere per accontentare una persona che ha l'umorismo di un bambino di 5 anni che ride per le sue stesse scoregge, cioè, e che cambia idea tanto, cioè è quello alla fine. Oggi sentivo il Wrestling Observer con Alvarez che diceva: i writer sono dei coglioni, non capiscono un cazzo. Però Meltzer ha ragione, cioè quando dice: ok, però questi devono, cioè il problema non sono i writer, il problema è che è Vince che vuole questo tipo di esatto. Cioè questi devono scrivere per Vince, non devono scrivere probabilmente loro vorrebbero scrivere anche cose belle, però devono scrivere per Vince e questo è quello che vuole Vince, e quindi ti ritrovi a dover scrivere queste cose. Puoi discutere la qualità, anch'io posso discuterla, posso dire che non sono bravi, però bisogna ricordare l'incipit. Scrivono per uno che mezz'ora prima dello show, basta, no, Orton non deve entrare, fate un altro segmento adesso. E poi, sotto pressione, ho solito discorso. Meno male che non entra, ma meno male che ha cambiato idea su quella roba lì, ma stai scherzando. No, ma no, non lo prendo come esempio buono, ripeto, l'incipit è sempre. Devi scrivere per uno che magari mezz'ora prima ti lo rifà fare, e sotto pressione nessuno è fenomeno. Ma neanche i wrestler che si fanno i segmenti sarebbero fenomeni sotto pressione così. Con lui è così, ormai vai su quella linea e se non devi cambiare, è sempre su quella linea. Più che altro, rivediamo la foto di Swarm McIntyre, la riconoscete tra mille. È un francese combattente. Il gonnellino è di colore nero, così sono attento alla politica di Twitch. Direi un domenicano. Quindi, siccome i domenicani andavano in guerra, va benissimo. Sì. Però, padre Vecchinter, no. Dopo anche se vogliamo di Robin Hood non in calzamaglia, anche se sono gonnellini ma e non lunghi. Allora, visto che ce lo chiedevano,
visto che te lo chiedevano, la puntata di Impact di questa notte, quella dove ci sarà il promo di Kenny Omega. Allora, legalmente potete vederla in diretta alle 2 su Twitch, twitch.tv/Impact Wrestling. Poi hanno detto che dalle 4 metteranno il file praticamente on demand su YouTube e su Facebook, però non sappiamo ancora se sarà geolocato per l'Italia. Comunque, eventualmente controllate, sarà su YouTube e su Facebook. Dopodiché lo trovate comunque su Impact Plus, e credo che le puntate su Impact Plus, quelle fresche, siano comunque gratuite, quindi comunque si possano vedere senza, magari con le interruzioni pubblicitarie, ma senza aver bisogno dell'abbonamento. Se no, potete fare un mese di prova in omaggio e poi eventualmente disdire. Tra l'altro, se fate il mese di prova, credo che possiate anche avere accesso questo sabato a come si chiama, a Final Resolution, che è il pay per view che ci sarà nella notte di domenica. Come? Non era Art to Kill? No, Art to Kill è quello che dirà a gennaio in pay per view vero. Sabato fanno Final Resolution, che sarà solo su Impact Plus, che è il loro servizio streaming. Allora, Visione di McIntyre mi ricorda quelle run di Dark Souls in cui fanno indossare a personaggi maschili dei set femminili. Non giocando a Dark Souls, non so cosa intendi. È possibile, non so se qui abbiamo gente che gioca abitualmente a Dark Souls. Non ho mai giocato a Dark Souls. Ok, io ho il 2 e il 3. Le mie bestemmie le tiro a Doom, non a Dark Souls. Confermo che sì, se metti, cioè, non è cosa tra noi Dark Soulisti, non è come il cavaliere che magari c'ha la tunica a guerra corta, è proprio il kiltino che sembra una roba da donna. Dispiace. Giustamente ci dicono, non è che è scemo se si è effettivamente vestito, vestito meglio, sì, non è sbagliata francamente l'obiezione da parte di Percy Chiotto. È vestito da rissaiolo da bar irlandese alla fine. E che quando lotta non è vestito così, è l'obiezione che aveva fatto anche poi lo fa un match. E poi c'era un'altra cosa che adesso ho perso, adesso la vado a ritrovare. Sapete che ora inizia Triple Mania? No, purtroppo, aspetta che vado a cercare un attimo l'orario di Triple Mania. Di solito è tipo le 2 in Italia, però non vorrei dire una fesseria. Sarà in diretta su YouTube della Triple A, col commento solo in lingua spagnola, non fanno il commento in lingua inglese. A questo giro, contato quanto faceva cagare gli altri anni, non è una grandissima perdita, francamente, però questo abbiamo. Main event, tra l'altro, è Pagano contro Chessman, Herb vs. Match, con main event Kenny Omega contro Laredo Kid per il titolo, per il Mega Championship della AAA. L'orario non lo so, credo sia le 2, però ripeto, ora italiana. Scusa? Vediamo anche lì Omega che fa, perché comunque... Se continua questo Kenny Omega che domina da tutte le parti, pure in AAA. Vorrei sapere come sono messi d'accordo con TNT, perché teoricamente non è concorrente di Access TV. Sì, è concorrente, sono su livelli completamente diversi, perché TNT è in 90 milioni di case e Access è in 40-45, mi sembra, o forse qualcosina in più. È una cross promo, una collaborazione tra due compagnie, per il momento TNT all'ok. Diciamo che è un modo per portare avanti la storyline anche con Impact. Non penso che TNT, non abbiamo sentito che TNT fino a questo momento abbia partnership con Impact. TNT solo con Sting e con Shaq che parla mercoledì, su questo problema può anche dire vabbè, abbiamo altre cose. Sì, loro la cross promotion la fanno con Shaq, perché comunque c'è la questione con l'NBA. Vediamo domani cosa fanno. Sarà molto interessante vedere il rating di domani, o comunque i dati di ascolto per quanto riguarda Dynamite, perché tra il punto di vista di settimana scorsa, il turnil di Kenny Omega, Shaq che ha annunciato, la questione con Kenny Omega e il titolo e con Impact. Diciamo che di roba per quantomeno tentare di creare interesse ne hanno messo. Vediamo se pagherà ovviamente questa situazione. Ben prima di NXT, l'ha detto. Però hanno aggiunto Shaq da poco.
Come? Non ho capito quello che hai detto. Prima di NXT avevano fatto questo show carico. Ci hanno aggiunto da poco Shaq per portarla avanti. Sì, sì, esatto. Per iniziare l'NBA e tocca. Bisogna farlo. Vogliamo parlare della Retribution che perde in un minuto e mezzo contro Ricochet e Dana Brooke. Io mi sono convinto che la Stable sia giunta alla fine. Non so come mai, però dopo ieri sera mi sono abbastanza convinto che alla fine siamo entrati nella fase finale della Stable e che abbiamo deciso di splittarli. Deciso di farla finire in questo modo, di liberare praticamente Mia Yim, di liberare lì l'uomo torta e coso e Tibar. Ma Djakovic, scusami. Djakovic non si vede più cosa, che cazzo di fine abbia fatto. Magari lo lasciano in coppia con Diomadin o con Mustafa lì. Tanto magari rispedisce NXT, che tanto male non fa, No, ma magari li tieni su. Da Djakovic ci può stare su tranquillo. Con Malì magari continui, cioè lo fai. Che c'è da dire? Cioè, non è il perdere con Ricochet Dana Brooke o il fatto che viene Mustafa Lee a dire siete delle disgrazie, fate schifo. È che questa settimana rispondo per Sicchiotto. Reckoning non è stata espulsa dalla Stable, è stata umiliata lunedì scorso, ma non è stata espulsa dalla Stable. Tra l'altro ha ritrovato la maschera nell'ultima. Magari tengono solamente Mustafa Lee con i due bestioni, ovvero Dejakovic, anzi, e Maddy. Boh, vediamo. Sì, però sentivo come si dice, un podcast, quello con... oddio, mi viene in mente quello di Wrestling Inc., dove dicevano che se proprio la Retribution devono smantellarlo, comunque metterla da parte, loro su Ali e sugli altri due bestioni i piani ce l'hanno. Infatti, se avete visto, nel segmento non c'erano i bestioni, perché comunque su loro due qualità in ring e capacità ci devono contare, non possono smantellarli a caso. Slap Coso se ne va da cazzi sua, e Reckoning divisione femminile ha bisogno, quindi magari la umiliano per poi farci qualcosa. Avete visto Jackson Wright, ne abbiamo parlato prima. La Truth Commission ha ottenuto più soddisfazioni della Retribution. Mattia è l'esperto, diciamo, della Stable. In effetti sì. Della Stable, sì, esatto. Non è sbagliato come cosa. Truth Commission c'è in questo momento, c'è uno dei personaggi più importanti del business in questo momento, che è Don Callis, che faceva parte del gruppo alla fine. Quindi diciamo che c'è un punto di contatto con la storia attuale. Sì, Caglio 81, grazie, ciao. Quando verrà fatto il video su cosa era la Retribution per noi giovani del 2020, cosa è stato? Sì. Ripeto, io ai tempi si disse bah, e il grande bah si è allargato. Dispiace solo per le persone coinvolte, perché comunque io ci tolgo Slapcoso perché per me non dice nulla, però... cioè Malì, Dejakovic, Mayahim, cioè anche Dio Maddin, che comunque te lo puoi costruire partendo dal nulla. È brutto. Mi dispiace per loro, ci si sono impegnati, ma fa schifo. C'è poco da dire, cioè, è oggettivamente schifoso questo gruppo, per quello che gli hanno fatto fare. Scusate, c'è una frase inquietante. Quando Don Callis porterà Kurgan a Impact, allora ci sarà un vero ritorno. È ancora vivo Kurgan? Credo di no, sai. Però no, Robert Miles, sì, è ancora vivo. Ancora vivo? Sì, ha qua 51 anni in questo momento. Canadese lui, tra l'altro, è ritirato. Di Kenny Omega, vai. Esatto. Ci chiedono se abbiamo letto un rumor su Mal, fortunatamente no. Non so di cosa. Non in quel roster è, scusate. Mi spiace, non l'hanno draftato, se non sbaglio, Mal. No, l'avevano draftato, mi sembra, sai? Mm-hmm. Forse. Sì, forse sì, aspetta, se non mi ricordo dove che vedevo lì. Boh. Ci dicono che torna ad aiutare Drew McIntyre, porca minchia, speriamo di no. Speriamo vivamente di no. Voi volete dire per fare un six man? Ma non c'è più l'altro, è in un'altra compagnia, quindi non puoi farlo. No, vabbè, ci metti Sheamus, ormai c'è Sheamus, non puoi mettere il sesto. Ma non c'entra un cazzo con la Freeman Band, non c'entra assolutamente una fava. No, faranno passare come gli amici di Drew, i suoi amici più vicini, contro Miz e Morrison. Allora, in realtà
allora aveva ragione Mattia, non è stato draftato, è stato draftato nel 2019 nel draft, perché era stato draftato nel, diciamo, nel fortunato, gli infortunati raramente. Sì, veramente. Veramente li draftano, perché così sono liberi di farli tornare dove cavolo gli pare. Sì. Vabbè, metteranno a Raw, quello che devo dire. Larissa, Irlanda-Scozia, non mi ha fatto venire nostalgia di Raw Underground? No, no, assolutamente no. No, però, ma... però ti devo dire, se la Retribution ci hanno veramente, hanno dato tanto elettroshock al cadavere di questa stable, per quanto Raw Underground facesse schifo, non dico dargli più tempo, però sei mollato quello che faceva schifo alla Retribution, hai tenuto in piedi per peggio. Cioè, a livello... Facevano tutti e due schifo, però almeno Raw Underground faceva schifo, ma almeno facevi qualcosa per occupare le ore. E lo vedi anche ora, adesso avevi Raw Underground, ti occupava mezz'ora, non lo guardi, te lo levi dalle palle, però perdi mezz'ora, adesso no. Grazie a Lucaglio Tatu che dice: vi seguo sempre nelle live di Max, siete davvero forti. No, grazie a te, grazie a te caro. Ci chiedono in chat quanti anni abbiamo, tra l'altro, su YouTube. Io sono un vecchione, io ne ho 38. Mattia è molto più giovane di me, esatto. E Gianluca, secondo la cittadinanza che ho di Andorra, 22. Cittadinanza di Andorra? Perché cittadinanza di Andorra? Perché per la cittadinanza italiana ne avrei 27, però fa poco figo. Ah, ecco. Cioè, Andorra ti toglie 5 anni? Andorra ti toglie 5 anni? 50.000 euro ti tolgono quello che vuoi, Eric. Potevo anche farmi chiamare Slapjack per loro, va benissimo. Vi è piaciuto il tributo a Pat... Vai, scusa, continua, scusami. No, no, finito. Dicevo, vi è piaciuto il tributo a Pat Patterson con la canzone? Moltissimo, bellissimo. È forse per quanto riguarda filmato di tributo, uno dei migliori che hanno fatto, se non il migliore. Sì, anche se ammetto di averlo saltato perché l'ho visto già 3 volte. Ah, beh, sì, era lo stesso, quindi non è cambiato lo stesso, però è molto bello. È assolutamente lo stesso con Pat Patterson che canta My Way, mischiato alla versione originale di Frank Sinatra, esatto. Bello come tributo, capite? Molto meno belli onestamente i cori finti a SmackDown con scritto con Frank Patti, che insomma rivedibile come cosa, però tant'è che a Ron non li hanno fatti, non li hanno messi perché erano un po' pacchiani, se si passa il francesismo. No, veramente io non so che cazzo dire di ieri sera, perché è stata una puntata talmente noiosa, talmente alla fine talmente scarsa, che alla fine non so veramente poco cosa dire. E comunque può andare anche peggio. Vi ricordo che lunedì prossimo c'è Nia Jax contro Lana, vi ricordo lunedì. No, non è solo quello. Per nostra grande gioia, specialmente di Mattia, che apprezza particolarmente la figura di Lana. No, il segmento mi ha detto che mi ha fatto ridere. Preferisco mille volte Lana a qualsiasi segmento di Wyatt. Detto addirittura? Lana li guardo. E tra l'altro negli Slam Award ho votato come faida dell'anno Lana contro il tavolo. Addirittura? Perché, scusami, nelle nomination degli Slammy c'è Lana contro il tavolo nel best feud nel miglior feud dell'anno c'è Lana contro il tavolo. Eric vince. Se non mi credi vai a controllare, non ti sto prendendo. Ti credo, un vantaggio tipo di 1.000.000, tipo, perché tanto chi vuoi che vuoi. Assolutamente ti credo, non... No, a TLC il match per il cambio di titolo, perché fanno Nia e Shayna contro Asuka e Lana. Non lo so, sai che io penso che te mantengano Nia e Shayna. Contando come va la prossima settimana con Lana, dipende come va lì. Se lo ammazza di botte. Perché stanno vincendo un po' troppo Shayna. Secondo me Lana e Asuka vincono i titoli. Magari li vincono per secondo te? Secondo me sì. Sì, io non lo so, perché stanno vincendo un po' troppo, quindi per quello sono un po'... Ma lunedì vedrai che vincono poco, perché Nia li le promette, perché non sarà secondo me Lana vince contro Nia settimana prossima. Con intervento di Asuka, ma vince. Sai, secondo me mi sembra più una roba
Lana per la prima volta riesce a stare sul ring con Naya, fa qualche mossa, poi Naya la ammazza, la rischianta sul tavolo. Per darti l'impressione, probabilmente Lana non è pronta. Perché anche là nel segmento, quello che ha fatto ridere anche me, sono pronta, posso battere Naya, posso affrontare Lana? No. Con Naya che arriva la guarda male. Cioè, per dire, anche adesso, a Mattia è piaciuto molto Asuka contro Shayna Baszler. Contando che è stato... Molto no, però secondo me è stato bello quello che ho visto. A me non ha detto niente, più che altro perché hanno fatto 5 minuti di match, cioè in realtà 8, 8 meno 3 di pubblicità, quindi 5 minuti. E non è che ho visto chissà cosa, perché poi il finale, vabbè, è orribile, però è da mettere in conto in una rivalità di questo tipo. Cioè, non mi ha detto moltissimo come me, francamente. Mi piacerebbe vederle 20 minuti una contro l'altra in pay-per-view senza interruzioni di mezzo, senza soprattutto merda fuori dal quadrato a livello di distrazioni e cose di questo tipo. Mi piacerebbe molto vederle quel match di ieri sera, sì, decente, ma non mi ha detto veramente nulla, tutto qui. No, poi, ma stai focus peraltro, quindi potevano fare solo quello col focus che ce la farà Lana con la sua nuova alleata a battere le campionesse. Ho fatto buon lavoro. Col match di TLC sappiamo già che lotta a 15 minuti Asuka, quindi magari viene meglio. Il problema è che c'è Nia Jax e Lana attorno al ring, quindi non verrà pulitissimo come match alla fine, quindi verrà quello che deve essere. Poi Slapjack Reckoning contro Ricochet, che è durato una minchia, è durato 1 minuto e 41 secondi, quindi è durato veramente nulla. Non capisco, tra l'altro, parlando di Dana Brooke, non capisco se la truccano meno o se lei è dimagrita, perché di faccia è meno gonfia rispetto a detto prima, è molto più magra, molto più carina anche, aggiungo, tra l'altro, come di faccia, almeno basato su quello che ho visto ieri. Che amarezza, veramente. Secondo me si trucca meno, nel senso che le mettono molto meno stucco e cemento rispetto a prima. Ma detto che bisognerebbe aprire diciamo, un capitolo sulle truccatrici in WWE, perché secondo me fanno un lavoro pessimo in generale, soprattutto con le donne, tra l'altro. Specialmente Lana. Hai visto Lana ieri sera nel promo best quando arriva Nia Jax? Sì. Facci caso che hai notato che si vedeva che c'era il cerone, si vedeva il cerone da una parte, poi era bianco e poi c'era il cerone? Mm-hmm. Proprio messo veramente col culo dalla... Però Asuka stava molto bene in questa Asuka sì. Coppi che sono state decente come match, francamente, niente di clamoroso, ma forse da quel punto è durato un cazzo, però forse una delle migliori della serata. Coppi che sono state meglio erano 3 minuti, quindi l'idea della faida mi piace, nel senso c'hai Cedric che comincia a fare lo sborone perché comincia a vincerle, poi va sempre analizzato come le vince, e Shelton che giustamente da quarta ruota del gruppo deve prenderla con New Day. Però ci chiedono se esteticamente preferiamo Alexa Bliss o Mandy Rose. Urca, sono entrambe molto molto belle come ragazze, quindi io Alexa preferisco tra le due. Alexa Bliss, personalmente Alexa. Mandy è anche migliorata, anche se come ho detto in più, secondo me è migliorata, come ho detto in più di un'occasione, non è la ragazza che esteticamente mi piace di più in WWE, e Alexa, però è molto bella comunque. Sì, è una gran bella ragazza. Dai. A ognuno piace la focaccia che vuole, quindi non rispondo perché va bene tutto. Sì, va con gusti. Non è che una è una strafregna e l'altra è un brutto. Parliamo di due ragazzi. Va a gusti. Ma no, guarda, la risposta a queste domande, perché cioè, posso beccare quello che gli piace, che ne so. Natalia, sono gusti. La barca, la più grande roba di sempre, ricordiamolo. Mi potete dire quando sarà disponibile il podcast su Spotify? Subito, subito. Assolutamente. Ma quando finisce la diretta praticamente qui su, a parte il fatto che il DVR è attivo, quindi se tu ci stai guardando in diretta, ascoltando in diretta da YouTube, puoi comunque tornare indietro all'inizio del file e sentirci. Basta che prendi la barra, cioè la,
prendi l'indicatore sul video di YouTube, lo porti all'inizio e senti il podcast dall'inizio direttamente, anche mentre siamo in diretta, in differita di un'ora, però lo senti. Comunque su Spotify è disponibile immediatamente alla fine della diretta, tempo qualche minuto, tempo di aggiornare il feed RSS, però alla fine, dopo qualche minuto, è subito disponibile. Devono prendere le truccatrici di Live Non È La Durso, non ho presente come trucchino, però non saprei. Beh, riferendomi a Jeff Hardy contro Bobby Lashley durante la Full Nelson, Jeff Hardy ha sfiorato le corde, che si sono mosse, ma doveva esserci il break oppure doveva afferrarle? Credo debba mantenere la presa, no? Esatto, so sì, devi mantenere la presa. Mantenere la presa alla fine, non basta toccarle semplicemente, devi anche proprio afferrarle o perdono, perché la logica, o comunque toccarle, toccarle per un momento prolungato. Esatto, perché la logica è che nel momento in cui tu arrivi alle corde sei fuori dal ring, quindi non può esserci una decisione da parte del direttore di gara, e quindi ecco perché c'è il cosiddetto... Però per dire, se sei incosciente ti strattonano e tu finisci con una mano sulla corda, la sfiori, sì, e sì, poi esatto, ti cade, non vale. Altrimenti... Sì, poi lì è questioni, diciamo, relativamente... Ma poi in realtà dipende da come... Aggiungiamo una cosa, dipende anche da come devono raccontare la cosa, cioè alla fine è una roba talmente, tra virgolette, labile, nel senso che è la tipica regola che quando gli serve funziona in una maniera e quando non serve funziona in un'altra, ma in tutto, come detto, diciamo, nell'ambito, se vogliamo considerarlo realismo, se vogliamo anche, ci sta che comunque ci siano arbitri con un metro arbitrale e altri con un altro metro arbitrale, se vogliamo, un po' come nel calcio, ci sono degli arbitri che hanno dei metri arbitrali di un tipo e arbitri che hanno dei metri arbitrali di un altro tipo. Anche nel wrestling, se volessero raccontare questo tipo di storia, potrebbero anche dire che c'è questo arbitro che è molto più fiscale e altri che invece sono molto più, praticamente molto più, diciamo, lasciano molto più andare le cose, quindi... Non vogliono farlo perché comunque non è una cosa che hanno mai raccontato, però ci starebbe comunque un ragionamento di questo tipo. Poi, vediamo un po'. Secondo voi Miz incasserà vincendo il titolo? Io ho paura di sì. Io ho seriamente paura che incassi. Io spero proprio di no. Anch'io spero di no perché sarebbe un grosso errore in questo momento. Sarebbe la pietra tombale su uno show già brutto e che non sta guardando almeno nessuno. A meno che non lo perda subito il giorno dopo, fai proprio Kane a King of the Ring 98, però... Eric, sono usciti gli ascolti? No, non ci sono ancora, perché credo che siano ancora in ritardo per quanto riguarda il broadcast, ancora per qualche giorno. E quindi la tabella su Showbiz Daily non è ancora uscita al momento. Mm-hmm. Mancano, ci sono diciamo gli ascolti di domenica, ma non ci sono quelli di quest'oggi. Vado a vedere se magari li hanno rilasciati su PW Torch o altre cose, perché magari li hanno rilasciati, nel senso che li hanno fatti uscire, quello intendo. Però al momento effettivamente non mi pare siano usciti gli ascolti di Rodi ieri sera. Sono molto curioso di vedere come è andato a finire la terza ora, perché ripeto, lo show è stato veramente molto pesante, molto 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 pesante. Tornando a Rod, il discorso è che se tu dai già Raw non brilla per ascolti perché non c'ha un cioè probabilmente non lo sapremo mai, però non so quanto possa influire McIntyre campione o no, però comunque in questo momento è un campione del mondo figo. Se tu metti uno come The Miz a capo dello show, ammazzi completamente sto show, non ha credibilità The Miz per essere un campione, secondo me. Se Miz vince il titolo, Max arriva a casa vostra facendo l'elicottero col pene, ecco un'immagine veramente... Beh, è probabile che è logico. Però o magari io non lo farei, lo fa nella live reaction successiva ed è la volta buona che gli chiudo il canale, sia su YouTube che su altre piattaforme. Parlando di Max, salutiamo Tartufone Maialone, che ormai è presente. Ciao Tartufone Maialone. Delle dirette di Max e anche delle nostre. Grande Tartufone Maialone, numero uno vero. Ti sei innamorato di questo nick ormai da... Certo, perché lo rubo perché rubo a Michael il ciao Tartufone Maialone, che lui è un infame, mi ruba le cose, allora anch'io devo rubare le cose per... Perfetto.
Per me Roman è stato migliore di quest'annata, ma per voi dopo di lui chi preferite? Il regno di Drew McIntyre o il regno di Moxley? È una bella domanda, perché sono entrambi ottimi per motivi diversi. Dovessi dire, forse sceglierei McIntyre, però è di poco, cioè comunque sono entrambi regni ottimi per motivi diversi, secondo me. McIntyre ha fatto un ottimo regno. Non ho visto quello di Moxley, quindi non so giudicare, però vado con McIntyre, ovviamente. Esclusione. Immagini inquietanti di Tartufone Maialone intanto in chat con Tartufone Maialone. Esatto. The Miz ha meno credibilità di Cedric Alexander. No, un po' di più di Cedric Alexander, francamente, dai. Io ho detto chiaramente quando spostarono il Money in the Bank da Otis a The Miz. È vero, Otis ha zero credibilità, ma The Miz avrà uno di credibilità. Cioè, non... Diciamo, no, due o tre, diciamo. Non uno, magari no, due o tre. Da 0 a 10, mettiamola così. Tra l'altro, come verrà picchiato questa settimana Otis? Quale sarà il momento, non lo so, il momento di gioia della puntata di SmackDown? Cos'è? Io te la butto lì. Io te la butto lì, Eric. Vai. So che questa cosa non ti farà piacere quello che sto per dire. Ok. Però a questo punto, contando tutte le volte che Otis viene picchiato da qualcun altro, alla fine sarà lui a togliere il titolo a Roman Reigns. Ormai possiamo fare addirittura siamo a questo, possiamo fare a Otis. Oh signore, benedetto. Esatto. Aspetta, no, cosa abbiamo saltato di Roy? Risultati, perché di match che non abbiamo parlato. Ci chiedo se Cedric Alexander lascerà gli Your Business. Mi sembra che stiano costruendo qualcosa. Sì, stanno costruendo qualcosa. Lui che si sta montando la testa, praticamente, poi alla fine la prenderà in quel posto, magari gli si rivolteranno contro Horseman Style. Stanno costruendo qualcosa alla fine con Cedric Alexander, che sta pian pianino, tra virgolette, prendendo coraggio, sta iniziando a tirarsela, a credersela un po' troppo, effettivamente. Blue Collar Working Man. Ok, va bene, grazie, basta così. Il Free on 2 Handicap Match, se l'hai visto, come ti è parso? Il Free on 2 Handicap Match, una scusa più che altro per far fare l'angle. Esatto. L'angle con... Né più né meno. Non è scemo, se niente di più, alla fine. Esatto, né più né meno. E poi alla fine ha anche senso, fa molto diciamo squadra sportiva americana, cioè abbiamo un battibecco in uno spogliatoio, ci distruggiamo di mazzate e poi andiamo a berci una birra assieme. Mi ha ricordato molto. Però ho una domanda, Eric, ho una domanda importante. È il momento in cui Sheamus lo butterà in quel posto. Ho una domanda però importante, che è molto importante, ecco. E cioè ecco. È comunque, ma settimana prossima, cioè, sì, a questo punto il main event di TLC salta? No, perché? Perché in teoria, contando che sia McIntyre che Sheamus hanno messo le mani addosso a un dirigente del backstage, a un official, dovrebbero essere sospesi e multati entrambi. Sì, c'è solo un problema, mancheranno 6 giorni al pay-per-view, quindi dove lo trovano un altro main event da costruire? Ma infatti non ha il minimo senso. Mi ha fatto comunque riderissimo quella scena. Dove picchiano Pat Buck. Mechita che si menano a sangue, arriva Pat Buck a dividervi e fanno: ma chi cazzo è sto stronzo? Va a rompere i coglioni! E l'hanno menato. Sai a me invece cosa è la cosa che ha fatto più ridere? Vai. A me la cosa che ha fatto più ridere di quel segmento è un'altra, invece. Mm-hmm. È quando praticamente c'era la gente che tifava nel backstage, sì, e nello sfondo c'era Drew Gulak che riprende con il telefonino. Non l'avevo vista, non ci ho fatto caso. Oramai. Abbiamo saltato Bobby Lashley contro Jeff Hardy, vittoria da parte di Bobby Lashley, vittoria. Sì, però tanto perde. E ci siamo persi l'altra grande scena della puntata, ovvero il coniglio che bussa alla porta di Randy Orton per avvertirlo del povero Cristo a cui ha rotto la mano Orton. Chi ha rotto la mano? Quello che si è, se gli ha schiantato la porta
addosso ci sarà stata una mano che non gli ha schiantato la porta, non gli ha schiantato la porta addosso. No, ho capito così nell'Observer, non l'ho visto. No, ovviamente l'ho puntato. No, cioè è apparso praticamente è apparso il coniglio, però poi se n'è andato e poi Orton ha chiuso la porta, ma era già coniglio. Ok. Che bello. Io continuo a dirlo a voi, io sono contento che a voi piacciono questi trucchi di magia, veramente sono molto soddisfatto. No, vai tranquillo, non è che noi siamo lì a fare viva il circo, noi siamo hater, no, di questo. Beh, sì, siamo hater, esatto, io sono hater di questa cosa, quindi a prescindere mi farà schifo. È Michael che ci dà degli hater da quel punto di vista, ce l'abbiamo trovato. Non so se abbiamo Michael in collegamento per parlare. Siete degli hater. Buonasera. Siete solo degli hater che devono sempre stare lì a criticare tutto quello che fanno e non va bene, perché voi dovreste cercare di essere dargli la possibilità di spiegarle le cose invece che sempre criticare ogni segmento che viene fatto, perché volete subito la risposta alle vostre domande. È sbagliato. Voi dovreste aspettare e godere delle sue delle sfaccettature di questa cosa quando verranno snocciolate con calma, magari tra 4 o 5 anni, contando la velocità con cui per ora ci hanno dato informazioni su The Wind, però per i prossimi 4-5 anni dovreste essere lì che premete a vedere questa cosa. Vada tranquillo, Michael, vada tranquillo. Quando sarà il main eventer di WrestleMania, vedrà che sarà l'unico a vederlo, mi sa, perché tutti gli altri non guarderanno. I sottotitoli in italiano di quanto avete appena ascoltato li troverete domani alla pagina 100 del Corriere di Martufello. Saranno belli, ti ripeto, il giorno che va nel Media Veterest Mania col titolo saranno solo sottotitoli, una puntata del caffè dove parla solo Muggle del Media Veterest Mania da solo. In chiusura cosa pensi di quello che stanno facendo con Ettore e Michael? Non lo so, vediamo, perché prima vediamo se gli fanno vincere qualcosa, perché adesso non lo so, cioè... okay. Però almeno gli hanno fatto la maglietta nuova, hanno di nuovo messo la cosa. Sì, io spero che mi rimettano il conteggio 5-5-5, perché senza il conteggio 5-5-5 non vale nulla, Ettore. Oddio, la farina c'è. Va bene, grazie. Grazie. Prego. Si plunge. Nei catering ci dicono che c'erano Gulak, Gran Metalik, Lince Dorado, Nicky Cross, Dana, Della Brooke ed Eric dei Viking. Tutti li avevo visti, gli unici che mi ricordavo, infatti. Connor Solid. Basta. Vabbè, tranquillo. No, e poi vabbè, nel main event è bellissimo il turcone, l'effetto speciale utilizzato dalla... Vabbè, lo potevi fare, era chiamato, dai, lo potevi fare solo in questi casi. Potevi farlo solamente registrando il segmento preso, che te lo sei in antico modo. Ho visto quel momento lì e il mio pensiero è stato... Quindi... No, il mio pensiero, la mia domanda durante quel seguente è stato: ma chi ha vinto il match? No contest. Il fatto che già che l'hai visto un millisecondo è tanto. Poi no contest. Allora l'ho visto per un motivo, perché Eric mi ha detto devi guardarlo e io ho detto ti ricordi il mio fioretto su queste cose, e lui mi ha risposto no, devi guardarlo. Va bene, guardiamolo. E allora l'ho guardato. Non hai capito il finale? L'ho capito. È che ormai sono talmente... Cioè, ti ricordi la maglietta Rise Above 8 di John Cena? Sì. Io sono Rise Above Fiend. Cioè, proprio ormai non... Ormai, mettiamola così, vuoi chiamarmi hater perché mi sono fatto un'idea di questa roba? Chiamatemi hater, non mi interessa. No, hai ragione, tra l'altro. Ma sinceramente, nel 2020 i segmenti con i poteri magici
come oggi ha ben detto Meltzer, e che ha detto una cosa su cui io sono estremamente d'accordo, i segmenti con i poteri magici purtroppo sono una cosa fuori dal loro tempo, sono anacronistici, sono comedy, basta, cioè io non ho niente da dire su questo personaggio, non... i poteri magici non mi fanno neanche più interessare a queste cose. Voi abbiamo i redditi, eh? Sono arrivati vai, i redditi, vai, ok, vai. Allora, la prima ora 1.852.000, mm-hmm. La seconda ora 1.775.000, la terza ora 1.584.000, quindi si sono crollati. La terza ora ha perso quasi 200.000 rispetto alla seconda, ha fatto un po' più alto del solito nella prima, infatti il dato totale è 1.736.000 contro 1.749.000, fascia 18-49, sono arrivati quarti, quinti e settimi nelle tre ore, cioè prima ora quarta, quinti e terza ora settima. Due belle partite ma due mercati di merda, quindi hanno tenuto bene, metti bene. Stavo guardando i dati, voglio vedere da chi sono stati battuti. Orca miseria, si capisce una fava. Allora, sono stati battuti da Buffalo San Francisco, che ha fatto 7.700.000, non ha fatto neanche tanto, onestamente, di Monday Night. Dal kickoff, che ha fatto 3.300.000, e da Sports Center a mezzanotte, che ha fatto 2.000.000, ha fatto 0.70. Ma meno male che non l'avete vista questa partita. Ma abbiamo mezza squadra infortunata. Ma chi la vuol vedere? Ma state a casa, guardatevi Raw piuttosto. Tre ore di Raw hanno fatto 18.49, hanno fatto 0.55, 0.52 e 0.47, contando che Dynamite ha fatto 0.42, mi sembra, lo scorso mercoledì. Anche qui non siamo tanto lontani dai dati. È vero che la terza ora di Raw è quella meno vista, però 1.583.000 contro 900.000, 0.47, 0.42, insomma, siamo vicini. Siamo vicini come margine tra i due programmi, se, vero? Se il Monday Night non era questo qui, se fosse stata la partita come doveva essere all'inizio stagione, avrebbero perso molto di più, perché erano due mercati grossi, siccome una squadra di merda che Fortinari sono tutti rotti, sì, ha fatto 7.500.000. Spensa se ne faceva tipo 11 o 12 come doveva essere, rischiavano. Ci chiedono che pensiamo del fatto che Omega scappa con la cintura a TNA, a parte che non si chiama più TNA ma si chiama Impact ormai, non è, il nome TNA ha cambiato sei nomi anche, non esiste più. Aspettiamo di vedere cosa succede. Hanno diffuso su Twitter il filmato dell'autobus di lusso con Kenny Omega e Don Callis che arriva agli studi di Impact. Quindi vedremo cosa fa. Arriviamo, lo show è registrato. Non io, è io, scusami, ho il sogno feticcio. Sì. Parlo Omega, ma arriva Moose che dice: cosa avete portato un altro campione mondiale? C'è già un campione mondiale qui. Un altro titolo farlocco in questa compagnia. Cosa portate i titoli delle compagnie di merda? Ci sono io. Non so. Ricordate quando Kurt Angle citò la TNA? Quando? Sì, Aro con Kevin Owens. Sì. Gli dice: ragazzi, non ho posti per voi, ma so che. Ma ho sentito che la TNA sta assumendo. È vero. Non si chiama già più TNA. Ancora una volta tranquillo. L'ha nominata proprio perché quella compagnia lì non esisteva più e impacterà talmente che alla fine non era minimamente un pericolo. Ropost WrestleMania 34. Allora vediamo un po' i messaggi che sono arrivati WhatsApp. Ecco qui. Ho ancora finito di ascoltare la botta calda di Takeover, mancano 15 minuti, questo è arrivato alle 23:24. Al momento posso dire che condivido tutto quello che avete detto. Raf lo vedrei bene portato nella categoria Cruiser, contando che ormai Escobar ha monopolizzato la divisione. Momento della serata, comunque la scena di Theory a fine incontro per il titolo nordamericano. Ho perso due orette ieri mentre ascoltavo il caffè di domenica, ho preso spunto delle sue parole per fare questo mix tra il passato e il presente che adesso vi mostriamo appena ho diciamo la possibilità di metterla in onda. No, è molto più inquietante francamente come immagine, è che devo trovare il modo di farla vedere senza mostrare il numero di telefono della persona che ce l'ha mandata. Un attimo di
un attimo di pazienza, che adesso la mettiamo, cerchiamo di metterla qui su StreamYard. A che cavalla citò la TNA? Non direttamente, però sì. Citò la sigla. Quando gli fecero fare i promo ai rookie, disse total non stop action. Sì, esatto, esattamente. Ecco, mi sa che forse riesco a mettere... A mettere... Era 10-11, ci stava. Vediamo un pochettino se riesco a mettere la eccola qui, purtroppo si vede, devo ingrandirla, però si vede abbastanza. Agghiacciante mix, diciamo, tra Austin Theory e Vince McMahon, che Gargano, questa faccia. Gargano sì, di fianco è notevole effettivamente. A me ha fatto molto ridere che ha fatto it was me Austin. It was me all along, Austin, con la virgola. Austin, esatto, sì, esatto. Bellissimo. Oh, bravo. Poi, l'ultimo capo, stavate discutendo sul possibile finale della storyline di Reigns. E se fosse Samoa Joe a battere Roman? No, non c'entra nulla. Non credo che sia. Non c'entra assolutamente nulla, Joe. Anche non perché Samoano acquisito, diciamo. Esatto, no, non è che un Samoano acquisito, non è nella bloodline di Samoano. Non è nel table. Quindi non c'entra assolutamente nulla. Esatto. In quella tant'è che la battuta Samoa Joe, per me, tu per me sei solo Joe, Just Joe, era dovuta al fatto che per lui, che Joe non è nella bloodline. Quindi non lo riconosce come un samoano di quelli. Non è samoano abbastanza. Per quanto riguarda un altro messaggio, per quanto riguarda la partnership tra Impact e AEW, scambiatevi anche atleti di seconda fascia, non solo main event, sono atleti che vedono poco il ring a Dynamite, d'ora in poi lo vedranno con il binocolo. L'AEW ha bisogno di un secondo show principale, troppa gente sul contratto. Beh, secondo show arriva, loro sono d'accordo con TNT, era stato annunciato ai tempi del rinnovo di Dynamite con TNT lo scorso gennaio, che comunque stava arrivando anche il secondo show, poi la pandemia ovviamente ha rallentato tutto. Ma arriva, ma devi anche pensare che non deve essere il main event, cioè non è che ci devi mettere al secondo show di Dynamite, che ne so, Dustin contro Blade, no, contro Butcher, cioè bello, però dopo un mese la gente dice vabbè, c'è Dark per vedere dei match che non me ne interessa nulla. Sì. Fanno un show con gente che non ti porta niente, però almeno dici, oh, fanno un match con uno di Impact. Fanno un match, e ovviamente, con... ovviamente quando lo show andrà su TNT o TBS, se non so quello che sarà il canale. Sì, ma non fai il main event. Scusa. Però non fai il main event del tuo secondo show principale con quelli di un'altra compagnia. Cioè, non vuol dire un cazzo, no, questa cosa. Ma non solo con loro, ci devi mettere anche tua. Però no, ma il secondo show, secondo me, sarà, diciamo, come posso dire, sarà una cosa, non, e i W Dark non sarà così. Cioè, sarà anche Mente Velocity, to. Recap di Dynamite. Neanche, secondo me sarà un programma, non voglio dire a livello di Dynamite, perché non sarà a livello di Dynamite, però sarà una cosa non tanto inferiore, perché gli conviene fare uno show non tanto inferiore, più che altro perché se hai problemi di collocazione di atleti, con il secondo show puoi fare più spazio innanzitutto e anche sviluppare altre faide, oltre che però dai spazio ai tuoi, non dai spazio a quelli di un'altra compagnia in quell'occasione. O perlomeno non lo fai come roba fissa, ce lo fai ogni tanto, quando magari hai, non so, sì. ti manda qualcuno, gli dai il risalto, però alla fin fine... La maggior parte è il tuo roster, però ti metti anche roba che tipo lo fai una volta ogni tanto, ti dà un minimo di interesse. 10.000 persone? Va bene, ma il rischio è che, ripeto, se fai una volta Dustin contro Pac dopo un mese e mezzo non te lo guardano, perché poi dicono, vabbè, io a Dynamite c'ho la roba figa, qua dipende, cioè se ci metti di Acclaimed nel main event del secondo show saranno dei fenomeni, ma sono di Acclaimed, dai, e chi sono? Mi spiace vediamo, facciamo innanzitutto partire sto programma, che in questo momento non c'è ancora.
va buono, non ho, credo che è andato da giusto, guarda se c'era qualche notizia dell'ultima ora, ma non mi pare di aver visto novità importanti. Ha tutto il buzz per il treno di Kenny. Come, scusa, non ho capito. Ha tutto il buzz per sapere come sarà il trenino di Kenny quando entrerà Impact. Ripeto, io piango un'ora se arriva Muse e Brontola che c'è il campione di carta. Va bene. Non ci sono novità praticamente di degne di oddio santo, cioè, Sting, cioè, c'è uno che ha postato Sting deve portare il suo amico in AEW. Ti faccio vedere praticamente la foto un attimo, che la metto in onda, devo ingrandirla perché è una gif anche, tra l'altro. Ecco qui. Il corvo, molto meglio. Ecco meglio. Qui, aspetta che la metto in onda, eccola qui. Sting deve portare il suo amico Robocop praticamente in AEW. Per affrontare Powerhouse Will Hobbs andrebbe bene un Robocop. Ma insomma, mica tanto, non sono molto convinto, francamente, di questa. Robocop, ricordiamolo, è omofobo. Chi è omofobo? Robocop. Da quando è omofobo? Robocop è omofobo e in una scena di Robocop 2 si sente che è omofobo. Non ho completamente rimosso. Te la prendo così lo fai sentire. Aspetta che la ritrovo, ma si sente benissimo. Vabbè, intanto allora Robo DLC, la cerca, che è un pay per view che ci dovrebbe essere, però. Vediamo se Electrocution me lo trovo in inglese, però fulminato, vediamo se me lo trovo fulminato addirittura, cioè. Adesso vedrai. Pensavo forse la traduzione di Riddle in una certa traduzione. Va bene. Ricordiamo gli appuntamenti intanto. Vediamo gli appuntamenti con noi. Ci sentiamo tra. Eccolo qua. Ce l'hai? Aspetta, che devo. Ti dopo il minutaggio giusto. Devo trovarlo. Ho trovato il video, adesso ti do anche il minutaggio giusto. Dammi la scena e dammi il minutaggio. Sì, un secondo, devo trovare, devo arrivarci. Facciamo la puntata di questa sera. Quanto io approfitto meno. Velocemente, Eric. Domani non ci vai. Sono io. Vai tranquillo, non ci sono. Doppio turno, come dice Martina, giorno dopo, impossibile. Ce la faccio. Allora, tranquillo. Lo mando qua su StreamYard. Vai a 2 minuti e 32. 2.32, ok. 2.32 di minutaggio, okay. Guarda pure, senti quello che dice Robocop. Mele TV, di grazia. Ma è in italiano sta scena? Sì, in italiano sta scena. Ovviamente. Okay. Perfetto. Aspetta che la metto in on. Ah, proprio verso la fine proprio della scena. Sì. 48. È proprio ormai verso la conclusione, diciamo. Eccoci qua. Dovremmo esserci tra qualche istante. Lui si riavvia. Siamo poliziotti? Cos'è che ti infastidisce, Murphy? Kane. Vedi? Kane, mi appunto. Cosa? No, non è dice gay, dice Kane. Lo so che dice Kane, però sembra che dica gay. Ma sì, vabbè, smettila. No, Kane quale, tra l'altro? Il lottatore o il personaggio? No, è il cattivo di Robocop 2. Però oggettivamente sembra che dica gay. Madonna. E quindi sì, Robocop noto antisemita. Sì. Ma non è antisemita, smettila. Come no? Madonna, che merda era Robocop 2, ma il 3 è anche peggio, se vogliamo. Come beh, il 3 sai che non ho finito di vedere. Ecco, da 4 era brutto, diciamo. Sì, il 3 l'ho iniziato e non sono riuscito a finirlo. È terribile. Va bene, ci sentiamo tra domenica e lunedì con Wrestling Cafè e tra sabato e domenica con... nella serata di sabato o nella mattinata di domenica con
l'edizione anticipata per i nostri abbonati, per i nostri patron. Ricordiamo patreon.com/wrestlingcafè o youtube.com/wrestlingcafè per abbonarvi al nostro canale, per avere contenuti esclusivi, il podcast subito dopo i pay per view e il come si chiama il l'appuntamento con Wrestling Cafè anticipato il giorno prima, oppure poi l'edizione di Back in the Day di dicembre o quelle che facciamo in esclusiva solo per i nostri main event. Grazie Gianluca Rouge. Buonanotte, aspetto con molta ansia la puntata in cui per parlare di White vincitore Rumble parlerà Mago l'un'ora. Solo va lui. Bene, okay. Solo lui. Grazie mille. Grazie a voi che ci avete ascoltato e seguito fino a questo momento. Grazie alla chat di Twitch, grazie alla chat di YouTube e tutti quelli che ci seguono live e on demand. Ci sentiamo, come detto, con il podcast, una nuova puntata di Wrestling Cafè, e con Wrestling Cafè by Night ci sentiamo credo martedì prossimo dalle ore 22, perché torniamo. Ci dissociamo da quanto ha detto Robocop, giusta osservazione. Grazie per aver ascoltato. Buonanotte a tutti. Ciao, buonanotte. Domani sera appuntamento con la Champions League, giovedì con l'Europa League su Twitch 18:50 domani, 21 giovedì. Buonanotte, alla prossima. Ciao. La strana mascherina che indossa sei è il dono di un maligno che è sempre accanto a lui. La maschera è speciale, è magica perché può sempre trasformare Bray in fin di Bray. Magico, magico Wyatt, magico, magico Wyatt, arriva e mena me, arriva e quando vuol scomparirà. Magico, magico Wyatt, magico, magico Wyatt, che magie, lascialo entrare quando vuoi. I pupazzi della tua casa sono uno più brutto dell'altro, han formato un arcobaleno tutto splendido, che merda. Magico, magico Wyatt, magico, magico Wyatt, arriva e mena mena, arriva e quando vuoi scomparirà. Magie, magie, magie di Wyatt, magie, magie, magie di Wyatt, magie, magie, magie di Wyatt, oh, magie di Wyatt. Wrestling Cafè by Night vi è stato offerto da... Costruiamo cucinini su misura ad alta specializzazione. Monoblocchi per zona cottura, lavello, frigorifero o congelatore, lavastoviglie da 45 cm con trasporto e montaggio. Finalmente qui li scegliete voi. Facciamo i conti? Porti via più monti tu uguale prezzi d'ingrosso. FBA di Bruno, Corso Potenza 183, angolo di Lucento, Torino.